Beh, ritrovati! Sapete di cosa parliamo oggi? Sì, delle serrature più semplici in assoluto, quelle a barba, ok? Sono quelle serrature molto semplici con questo tipo di chiave, di solito sono quelle utilizzate per gli interni, no? E utilizzano, ouch, ho preso dentro qualcosa, questo tipo di serratura, ok? Quello ultra classico proprio. Come vedete, inserite la chiave è come tutte le serrature aprono e fin qua nulla di strano e tu dici boh dici qualcosa che non so esatto questo è come funziona all'interno ok qua dentro come potete vedere all'interno della serratura ci sono due ingranaggi ok quello di destra che vedete leggermente più scuro ok quello lì quella è la sicura quella a sinistra invece la ruota della mappa quello che lo fa girare adesso proviamo a ad inserire la serratura vedete io inserisco la serratura che cosa fa questo va a schiacciare prima vediamo se si vede meglio così ok va a schiacciare prima la sicura vedete quella che va su e poi va a girare la ruota ok quindi quando voi vi chiedete no su questo tipo di chiave a che cosa serve questo? beh, eh, ad un cazzo di niente perché fondamentalmente se voi togliete il dente di questa serratura sono tutte uguali identiche ok. quello che conta è la lunghezza vedete, ad esempio questa è un 5 ed è la lunghezza della chiave ne esistono a trilioni di, eh, di questo tipo di chiavi da interno okay? cambia fondamentalmente da una all'altra la lunghezza mm? ora voi direte come si apre, ok. Si apre con questo strumento che è una cacata che non è che mi sono inventato io, ma esiste da sempre, ok. Questo è un cilindretto, cilindretto un'asticella di eh, alluminio e questo è invece è un tubicino sempre dalluminio. Ok, come si utilizza? Si infila all'interno questo che è. Ah, mh, tra l'altro, ovviamente viene fatta così perché queste asticelle eh, sono intercambiabili, e tra poco poi vi faccio vedere come anche come crearle. Con una mano sola è sempre tutto molto semplice. Putting oh, scusate, eh. allora, facciamo che adesso infilo sto cazzo di cosa un attimo e vi faccio vedere, datevi un secondo, okay, infilato allora. Questo tubetto, voi dite, cioè meglio questa sticina che io ho inserito, vedete come avete fatto a farlo così? Niente, semplicemente è stata martellata, ok? Martellandola e quindi piegandolo della lunghezza che voi vorrete, lo martellate e questo diventa piatto. Quindi, poi, una volta piatto, potete lavorarlo come vi pare piace. Sul fondo, invece, è stato fatto questo incavo perché? Perché con questo io andrò a inserire quest'altro pezzo adesso ovviamente è una tragedia sempre con una mano sola porca okay. troia ok, che va inserito qui che mi serve per far forza quando io andrò a girare fondamentalmente funziona alla stessa maniera della chiave ok, lo inserite adesso un attimo che voi dovete capire che sto facendo tutto con una mano sola, quindi portate pazienza se le riprese sembrano fatte da un malato di alzheimer eh? quindi Andiamo ad inserire per bene. Ecco, ok. No, è uscito dall'altra parte. Andiamo ad inserire questo e come vedete fa la stessa identica cosa, ok? Stesso identico movimento. Prende... Oh, che cazzo? Scusate, sempre una mano sola. Allora, andiamo ad inserire la chiave, ok? Chiave. Okay. vedete che il tubetto va dall'altra parte okay? e questo girando fa lo stesso effetto della chiave. Adesso, ovviamente, mi, sei usci mi è uscito dall'altra parte questo. Un attimo, solo inserire. Direi che con due mani funziona meglio, eh? ve lo garantisco. E quindi, vedete, vado a girare e riesco a fare lo stesso movimento uguale identico di quello che è la serratura sono riuscito a chiudere adesso proviamo ad aprire adesso mi metto il telefono in bocca per fare sto cazzo di video comunque vediamo ora ok insomma poi con, con due mani decisamente viene molto meglio Comunque, questo è lo strumento che, può, che bisogna realizzare per aprire questo tipo di serratura. Viene realizzato così per il semplice motivo che eh, questa parte interna voi la potete cambiare con N1000. Okay? Il diametro, invece, di questo non ve lo so dire con certezza. Quindi lo andiamo a cercare. Vediamo se c'è scritto. Ok. 0,5 0,6 mm ok invece la l'asticina che va sopra cioè quella che va all'interno è di papapà pa. eh, sarà 0,5 anche questa dai su vediamo che cazzo c'è scritto no 0,4 ok quindi adesso se vogliamo realizzare un altro di questi strumenti non dovremo fare altro che tagliare un pezzo di questo tubo Okay. togliere una sezione come ho fatto di questo e andare a fare eh, n astine con ovviamente asticelle più o meno corte ma adesso lo andiamo a realizzare Il primo pezzo ovviamente l'abbiamo fatto cioè quello col dremel di andare a tagliare i due pezzi come vedete con l'interno la stina è leggermente più corta per ovvi motivi perché comunque deve muoversi all'interno ok Ora che cosa andremo a fare? Andremo a rifinire i bordi di uno e l'altro, ok? Magari anche di quello interno non vi frega neanche tanto, però in questo qua andremo a rifinire i bordi facendolo in maniera piatta da una parte all'altra e andremo con la molazza, come vi faccio vedere tra poco, a togliere questa sezione. Come fate per togliere questa sezione? Ovviamente andate a prendere per dire la mola e iniziate a lavorarlo. Quindi pian piano andremo a togliere. Voilà, appena mette a fuoco. Ok, appena toglie. Questa. Beh, oggi, oggi proprio non è giornata. Insomma, andrò a togliere questa sezione e fare dritta questa parte. ah tra poco. Ok, abbiamo ottenuto la forma base, che più o meno è questa. Abbiamo lisciato, e adesso è ora di ripulire eh, dove è stato. Inserito, cioè dove è stato levigato, quindi inserendo vedremo se a tutti gli effetti mm? passa. In questo caso, mi raccomando, dovete controllare: l'ho lasciato leggermente più lungo, perché ovviamente questa parte andrà piegata. Bisogna controllare che piegando questa parte qua questa riesca ad uscire senza eh, allargare i lati, perché se allarghi i lati, ovviamente questo non riesce a scorrere. Okay. Ora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a prendere e ripulire con la lima con molta pazienza tutti i bordi, ok? Perché ovviamente avendolo fatto con la, con la smerigliatrice non, non è proprio riuscissimo Quindi andiamo a pulire i bordi e andiamo a piegare poi questa parte qua, ok? Di quanto più o meno, non so, a questo punto della lunghezza di questa chiave, però, siccome già ce l'ho, andrò a fare di un'altra lunghezza, ancora Quindi, Ah, tra poco okay. abbiamo realizzato il, il primo pezzo il guscio no? De, di questa nostra chiave universale passepartout per chiavi da interno adesso che cosa bisogna fare questo che comunque è alluminio e tra l'altro non ve l'ho detto prima ma deve essere tassativamente d'alluminio per riuscire a fare questo lavoro qua ok Andrà levigato da tutti e due i due lati in maniera tale da renderlo piatto, ok? Questo è il prossimo step. Poi andremo a martellarlo con il blocchetto di rame, per quindi stenderlo ed allargarlo. Quindi, ora prima cosa andiamo a prendere e levigare i due lati. Ora che sembra una perfetta merdata, eh, comunque è stato levigato da tutti e due i due lati, ma mm, neanche troppo no? a tutti gli effetti. Adesso cosa dovrete fare? Quello prenderlo, metterlo sul, sul vostro blocchetto di ramo, rame, madonna, oggi veramente non ce la faccio, devo smetterla con le canne proprio. Comunque mettere sul blocchetto di rame e iniziare a martellare finché questo non si allarga e comunque si allunga, ok? Quindi indovinate un po' quale sarà il prossimo step. Ehm, rotture di palle. Ok. Ed è comaciullato il pezzo, come vedete, essendo alluminio è anche facile lavorarlo, ok? Ovviamente così non entrerà da nessuna cazzo di parte. Mm. Prendiamo esempio di questa chiave e cerchiamo di dargli più o meno lo spessore corretto, ok? Quindi quello in eccesso andrà tagliato poi col Dremel e ovviamente rifiniti i lati. Mm. Questo è il prossimo step, ok? Una volta inserito il nostro core, qua ho messo dello scotch, ovviamente per fare un attimino di spessore più o meno questa porcheria è quello che ci permetterà di aprire la serratura. Ok? Allora andiamo ad inserire. Allora cercate di fare in maniera delicata, perché eh, ovviamente non è proprio il top. Mm? Ok? Quindi, questa abbiamo la serratura, cioè la serratura, abbiamo il nostro strumento che abbiamo inserito come vedete muove tutti e due e quindi che cosa fa? Fa il primo scatto alla serratura ok? Ovviamente se girata al contrario come qualsiasi chiave apre e chiude mm? ovviamente farà sempre un, un attimino di fatica vediamo di capirci anche per, per il girare o meno mm? però vediamo se riesco a farvelo vedere ad esempio adesso in questo caso io sto aprendo, vedete, tocca sia la parte della, della sicura, quella di destra, che l'altra parte, vedete. Mh? Questo è come realizzare il nostro strumento che ovviamente... Cazzo, che fatica fa. Oh. Ah, ancora va un attimino rifinito perché l'abbiamo fatto al volo faccio vedere ad esempio potete utilizzare quello che abbiamo realizzato prima che è leggermente più largo vedete come funziona questa serratura quando io giro questo va a toccare tutti e due uno e uno due va bene insomma va un attimino rifinito ancora però con questo potete crearvi il vostro passpartout, potete tenervi il, il tubicino che a tutti gli effetti è la camera dove va dentro il core. Potete fare n.000 core per n.000 chiavi. Può essere un passe partout. a tutti gli effetti, ok? Quindi anche per oggi è tutto, un saluto.